Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con House Flipper dal titolo Case da pazzi. Oggi, eccoci, oggi continueremo la nostra sfida, che è quella lì di acquistare case in uno stato. Fabrizio Davu non sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, grazie per l'hosting e benvenuti a tutti. E dicevo, oggi andremo avanti con la nostra sfida, ecco, diciamo così, chiamata Case da pazzi. Cosa andremo a fare? Come al nostro solito, andremo a cercare sul mercato quelle che sono. Fabrizio Dav2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille e benvenuti a tutti, grazie per l'hosting e per il ride. E dicevo che quindi noi andremo ad acquistare case. 1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille per l'hosting, benvenuti a tutti. E quindi dicevo che praticamente andremo appunto a e quindi ad acquistare case disastrate e poi le andremo a ristrutturare, cercando di avere anche un margine di guadagno decente. E adesso passiamo a quella che è la lingua, alle altre lingue. Hi everyone, welcome to our rendezvous with House Flipper of our week and rendezvous with House Flipper. As every time. Fabrizio Davuno ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti. E grazie ancora. So I will buy disastrous houses and I will try to do my best for letting them quite beautiful Fabrizio home. Dav2 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti a tutti, grazie, grazie, grazie. E quindi, so I will buy disastrous houses and I will. 1RGK539 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti. So I will buy disastrous house and I will try to earn a bit money. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous de la semaine avec House Flipper. Comme d'habitude, nous allons acheter des maisons désastrées, nous allons les réparer, puis on va essayer de les vendre et gagner un petit extra. Et maintenant, on y va. Now, let's go. Ah, in napoletano. Un saluto a tutti quanti e benvenuti alla diretta qua House Flipper all'appuntamento nostro ogni settimana. Oggi, come sempre, accattiamo i casi che stanno un po' mezzo scarubate, poi cuciamo e frimmi il rivenere e fanno un po' più bollino e quindi cercami un po' in vannella, cercami guaragnano usare lì torticcio. Ma boh, guaglione, guaglioni, guaglione, yamma, bella. Casa e auto, ok. Casa con garage da ristrutturare internamente, mobili e auto del precedente proprietario inclusi nel prezzo. Va bene. Prendiamo questa. Le pareti dovrebbero essere semplicemente bianche. Ok. We must check first if the garden need
Madness. Ovviamente voglio sempre controllare prima i giardini, se ho bisogno di essere fatto qualche servizio, e poi andiamo all'interno della casa. So I will remember always to check if the garden need maintenance before entering in the house and beginning jobs and works inside the house. One, two, three. CQ, CQ, DX. Ok, qui non c'è nessuno, non c'è nulla. Ovviamente, prima cominciava a partire, prima io all'interno della casa, no? Io vi consiglio sempre di dare un'occhiata al giardino, ok? Come è andata sto casa qua, ha bisogno di manutenzione. E quindi, se facete prima, voi guadagnate ai punti di esperienza e quindi sbloccata prima e le abilità in mezzo a tutti questi cosca. So I was forgetting that when you check the garden if it needs maintenance, this will allow you growing up faster and let you give extra experience points. So that's why I always recommend you of checking to check the garden before entering, che stacca. Come d'habitude, je vous conseille de regarder et faire un tour dans le jardin pour vous assurer que ils ont pas besoin de maintenance. Je regarde dans le radar qui est ici et je vois qu'il y a, vous allez débloquer ici des icônes que vous aideront à trouver l'herbe à enlever. Je vous conseille toujours de faire ça à même. Avec les mains et pas avec la machine pour couper l'herbe. I always recommend you doing this by hand and not using the grass cutter. Maybe you will not earn the extra point. Questi dove stanno? Ecco qua. Uno, due e tre. Allora mi sembra di aver pulito tutto qua, credo, no? Perfetto. Ok, allora iniziamo. Now let's start our big job here in this garden. Ringrazio tutti quanti voi che in questo momento state guardando questa live e soprattutto a coloro che stanno guardando questo video in registrazione in differita qui sul canale Twitch e su YouTube. Troverete il video, sarà disponibile su YouTube da sabato. So I want to say thank you so much if you are watching this video live
you are watching this video. In replay, you will watch this video on my YouTube channel on Saturday. Thank you for company and the honor to have you here, letting me have a very good company. Thank you so much. Je veux vous remercier. Je veux dire merci à vous que vous êtes en train de regarder cette direct. Merci beaucoup à vous aussi que vous regardez pendant la réplique. Et je vous souhaite bonne vision. Merci beaucoup. E voglio ringraziare tutti voi che state guardando questo video in diretta e a voi soprattutto a voi che guardate la sera in replica. E vi dico grazie per la compagnia che mi ha fatto durante la diretta, ma soprattutto quando voi guardate pure i video durante il replica la notte. Grazie assai, grazie, guagliune, guagliune. Sito cor mio. Andiamo avanti. Quindi, ogni scarafone è bella mamma sua. Qua ho la vaga impressione che pure in questa casa ci sarà veramente l'impossibile. Intendo ovviamente la presenza di Scarrafuna. E quindi cosa sarà? È una sfida, voglio, è una sfida. So I think that in this house I will find maybe a kind of horror house. I am I think and I feel that this job will be not so easy, not so not so easy to do, but we have to stay easy. Je pense qu'on va trouver l'impossible dans la maison ici. Je pense qu'on va trouver beaucoup, 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 beaucoup de choses qui vont pas. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est? Eh ouais. Je pense qu'on va trouver. On va trouver une belle surprise. Et obviamente, voyons, il me semble que dans cette casa, il me semble que ça sera difficile. Mi sa che troviamo proprio praticamente l'impossibile, cioè che non abbiamo mai trovato nessuna parte. E quindi mo sto veramente. Ah, ma come mi sei scordato? Cioè sto qua io a fare una faticaccia esagerata. Mi sono scordato di farci la mano il perimetro poi. Turbo boost. Ehi, Dab, vai col turbo. Dab, Dab. E noi continuiamo a lavorare. Andiamo, andiamo. E chiama fatica. Ottimo questo prodotto. Ricordatevi sempre, prima di iniziare le missioni, dove ve lo permette, controllate sempre lo stato del giardino se ha bisogno di manutenzione. I want to see you if when you start a new game, you have always try to check if the garden need maintenance.
Because in the case that you will do extra job, you will earn extra money. Remember always to do this by Uncle Dub. Et comme j'habitude, je vous conseille toujours de donner un coup d'œil au jardin s'il a besoin de maintenance, parce que vous allez gagner points extra pour votre carrière et vous allez débloquer des habilités. Voilà, je me rappelais pas du mot. Voilà, e come sempre, ovviamente vi consiglio sempre primi e a cominciare la missione la zemma non c'è un giardino. Vabbè, come che troviamo proprio l'impossibile. E infatti mamma mia, le piego. Allora, laviamo anche la macchina perché ci darà punti extra. Remember to wash the car because you will earn extra money as well. Finché la barca va, la sia l'andare. Qua c'è un bel po' di lavoro da fare, qua un bel po' di stucco, qua quasi quasi la macchina, l'automobile la vendo. I will sell the car with the house, maybe I will earn extra money. Je sais pas si je vais gagner d'argent extra, mais j'espère que ça va aller. Je vais vendre la voiture. Il y a les boulons. Les boulons, quoi. Queste ruote, che ci devo fare qua? Okay, c'è un bel po' di attrezzatura, ma quasi quasi. Già qua. Ok, allora qua più o meno i vetri pare che sono puliti. Ok, forno a microonde, vabbè, perfetto. Allora qua qui dentro costruiremo un bagno. I will build a bathroom here, an extra bathroom to the house. Allora, aspetto questo, però questa direi di venderla perché non è proprio in condizioni ottimali. Mi pare che c'è ancora un po' di sporco. I think that there is dirt, but allora je vais construire dans cette chambre ici un bain extra. Allora, si chiama gesso, ecco qua. Perfetto, poi ce n'è un altro là. Vediamo se ce n'è bisogno da qualche altra parte. No, qua no. Ecco là.
Lo stucco è sicuramente necessario, certo. Mi sembra che non ce ne sia bisogno. Andiamo avanti, let's go. And let's try, let's see if other rooms needs of this. Oh la la. Mamma mia. Allora, qua c'è stata da pulire. And when you get inside the house, remember to check if there is anything to clean before going on. You will earn as well extra points. Ricordatevi sempre, oltre al giardino da controllare sempre, controllate che sia tutto pulito prima di andare avanti, perché guadagnerete punti extra je vous conseille aussi de regarder si il est tout propre la maison et parce que vous allez gagner aussi des points extra extraordinaires et comme sembra. Mi raccomando, guardate, sembra buona. Sì, ci sta bisogno. Era napolit, napolozzata. Man mano che poi cavuia gli adannanz si sbloccano le abilità e quindi potete dovrei pure la rosa tavolozza, insomma tutte cose particolari. Gli adannanz, allora. Allora qui però, e qui c'è il macello, iniziamo a fare così, qui ci sono anche gli scarafaggi, Beatles, I can hear Beatles running anywhere in this room. Le scafone, ogni scafone è bella mamma sui. No, ecco qua questo, perfetto. Allora qui dietro c'è da passare lo stucco se non ricordo male. Allora questi. Allora, mi pare che c'era anche una presa elettrica da sostituire, se non ricordo male. Da qualche parte qua c'era. C'è ancora un po' di sporco da qualche parte. Ok, perfetto. Andiamo qua. E qua sì, ci dovrebbe essere. Ci dovrebbe essere. Ai, ma anche i cani, i bidorzi. Allora facciamo così. Allontaniamo un attimo sta roba qua. Per forza così dobbiamo fare. I bidorzi, le scafone. Oh là là, case da pazzi. E noi qua usciamo pazzi con tutti questi lavori da fare. Cosa è l'altro monte? Hai distrutto niente, insomma, gli scarafoni. Scarafan. Quella Johnny, buon pomeriggio e ben ritrovato in live alla grandissima Sky.
Spero tu non mi hai scritto un bel po' di tempo fa perché solo adesso mi sono accorto del tuo messaggio. Ero un attimino impegnato con gli scarafaggi qua, anzi come si dice dalle mie parti, gli scarafuna. Tutto bene, buon pomeriggio, ben ritrovato, come stai? Io sono riuscito a far funzionare un'altra volta le repliche perché ultimamente ho trovato un po' di difficoltà. E vabbè, ti do un altro poco di tranquillità sperando che il soft gaming possa in qualche modo rilassarti, ma stiamo ancora in fase di sperimentazione, quindi ci vorrà ancora un bel po' di tempo prima di capire come poter migliorare questo tipo di contenuti. Mi dice che c'è un po' di monnezza. Ah, questa è la presa difettosa. No. Ah, era proprio la monnezza, i rifiuti. Allora, io stavo pensando di lasciare il tavolo e il tavolo che è un po' vintage, le sedie, allora sto tavolo e sto mobiletto che è un po' più vintage, e sta cucina invece che, beh, non sta bene. Io penso proprio di metterla, di darla via. Che dici? Le elimino le sedie e poi lascio soltanto il tavolo e il mobiletto, questo qui. Perché la cucina è disastrata, quindi penso che arte povera, diciamo, vintage, ma fino a un certo punto. Dici il cambio incluso anche il mobile e il tavolo da sostituire? Quindi facciamo arredamento nuovo. Arredamento nuovo, allora. Mi metti un bel pollicione così. Procedo. Allora, si cambia le. Ok, quindi. Allora, rifacciamo tutta la cucina da capo. Perfetto. Allora qua sto verdino non andandomi piace. Mo prendo lo stucco e poi lo dipingo la cucina di un giallo soleggiato. Così acquisterà anche un po' più di lucentezza. So I will use yellow sunny paint and this room will look a little bit lighter. I don't think that this green should be the best choice. Allora, ma qua mi sono scordato di togliere pure questi. Ma mi stavo scordando, mi ero distratto. Qui per il momento, allora, qua mi pare che il tutto è stato fatto. Quindi significa che facciamo tutta la casa da capo. Ah, però vedi questi mobili qua, ora che ci penso. Allora, questi divanetti qua io li toglierei. Allora, guarda un po' lo stato di questi mobili. Vedi un po', allora, armadio e cassettiera qua, la coppia 1, e poi tavolino,
e questi altri due mobiletti. Che faccio? Li lascio oppure li vendo? Cioè li tolgo? Nel frattempo controlliamo un po' qua. Solo il tavolino lascio. Sto tappeto non si può vedere, quindi. Ah, ma qua ci manca pure l'illuminazione. Allora, illuminazione, ya. Allora. Lampadario in cristallo. Qual è che non ho mai utilizzato? Lampada da parete, vediamo sui quattro angoli come vanno. Allora, uno qua, uno qua, uno qua e uno qua. Ah, ok, quindi Johnny lascia solo il tavolino, vedi un po'. Intanto do una pulitina qua, perché effettivamente questi due mobiletti qua sono un po' rovinati. Questi due a quando stanno in buone condizioni? Questi mi sembrano molto più simili come condizioni col tavolino. Questi qua. Gianni, allora, solo tavolino? Scordato. Ok, perfetto. Quindi mobilette c'è Cyan. Oh, ste lampade all'angolo non so perché, ma mi arbano, come dice l'amico Fernbus. Andiamo avanti e vediamo dove c'è bisogno di. E vabbè, qua. Beh, qui manca proprio la luce. Allora, qui mettiamo lampade alogene. Ecco qua. Allora. Mettiamo una qua per il momento e una qua. Poi man mano che rifaccio il bagno vediamo dove meglio posso posizionarle. Io qua il super mocio, Johnny. Mi sono attrezzato. Prima c'avevo uno straccetto che per completare un lavoro ci metteva un'eternità. Via adesso, fortunatamente, riesco a farlo in tempi piuttosto brevi. Allora, poi qua, ovviamente non c'è la luce, quindi mettiamo qualcosa di un po' più. Allora, solar, no, qualcosa di corto da lampadario, da soffitto, ecco qua. Allora, questo è bassino. Vediamo un po' questo com'è. Allora. Boh, dobbiamo cercare un punto. Dovrebbe essere più o meno centrale. Sì. Allora, mobili in questa stanza qui. Li teniamo, io penso che. Direi di cambiarli, tu che dici? Chat, voi che cosa dite?
li teniamo, o li vendiamo e li cambiamo. A voi la parola, chat. Incluso ovviamente questo. O eventualmente ditemi cosa da tenere. Io questa credenza con gli specchi io direi di venderla. Poi ci sarebbe da valutare questi due mobili. Quindi questa la metto via. Qui metterei un bel bianco. Nel frattempo, allora qui manca la luce, mi sono scordato. E qua gli metterei una lampadina semplice. Questo qua diventerà un bagno in comune per la casa, per chi entra dal garage, per esempio, va a fare dei lavori in giardino, per non imbrattare il bagno della casa. Arriva qui, oltre ad avere un punto di passaggio, anche un punto per far sì che la padrona di casa non si trovi a dover richiamare e dire: "Ui, mi hai spurcato tutto cosa". Allora, uno, due, questa sta più o meno sta centrale, un po'. Ha cambiato faccia. Allora, qua abbiamo pulito. Allora, facciamo così. Facciamola tutta nuova la casa, questa stanza qua. Sto mobiletto, ovviamente, ne prenderemo uno nuovo. Te lo lascio qua. Ah, qua manca l'impianto di illuminazione. Ecco perché il titolo della live è Case da pazzi. Appunto perché ci sono alcune case che non hanno nemmeno l'illuminazione. Ecco qua. Boh. Quindi, essendo questa luce, mi sembra color naturale, allora mettiamo un bel giallo soleggiato. The title of the live stream it's Crazy Houses. That's why I give this title, because in a few house you can't find the lamp or something like that. So in Italian we say cose da pazzi. Le titre della direct si sì. Maison de fou. Le titre, c'est comme ça parce que, comme vous avez vu, dans certaines maisons, ils n'ont pas laissé la lumière. Quindi, giallo. Ok. Ovviamente, casi pazzi, si fanno un gioco di parole. E praticamente, eccolo qua, giallo mattutino. E non più che parola, perché da cose da pazzi a casa di pazzi, in casa. E quindi, e noi ci una bella rinfrescata a sti pareti. Ta.
Che mangiarito, aiù. Sto già alla speciale. Ha fatto diventare un po' più luminosa sta parete. That's why in certain room I will use the yellow color. I so often use the yellow color where the sunlight will beat the light, and this will give the sensation of an extra light point. J'ai choisi le jaune couleur soleil dans cette chambre-là parce que j'ai vu que le soleil, la lumière du soleil entrait dans cette chambre-là. Donc, ça va donner un petit coup de lumière en plus. Ça donnera l'impression qu'il y a un peu plus de lumière. Perfetto. Allora, controlliamo un attimo. Qua mi pare che sta qua. Ok, qua è tutto a posto. Ma allora, qua abbiamo detto bianco. No, intanto mi finisco di dipingere il corridoio. Il corridoio. Bella domanda. Io quasi quasi. Se non ho venduto il secchio, quasi quasi fare quello qua, il giallo. I will use the same painter of the other room. Maybe I will not like so much the flat white. J'ai utilisé dans cette chambre-ci, dans le couloir, le jaune, la même couleur de l'autre chambre, parce que ça va donner l'impression d'avoir un peu plus de lumière. Allora, ok, direi che qua per il momento di giallo mi pare che non ne dovrei utilizzare. Ma questo quasi quasi lo utilizzo nel bagno qua, nel bagnetto secondario qua. Come qui. Ok, perfetto. Oh, via. Ma non male, not bad. Non si spreca nulla qua. We waste nothing here. I will use everything I'll buy.
Ecco qua. Abbiamo creato una stanza extra. Now we have an extra room. So I will repeat to you that you are watching this video. You connected right now. So I will build a small bathroom in this small area here. It will serve to people if anyone is working outside in the garden. It will keep clean the house inside, and let quite quite happy the patrona of the house. Will not dirt the main bathroom. Pour vous que vous êtes entré dans la live depuis quelques minutes, j'ai des idées de créer ici un bain commun, en commun avec la maison. Et ça pourra servir à ceux qui vont travailler dans le jardin. Quand il va retourner, ils feront un retour dans la maison. Ils vont pas utiliser le bain principal. Ça va devenir donc un bain extra. Maintenant, je vais commencer par là. Allora, prima di tutto, vediamo un po' la pavimentazione. Pavimento, ecco qua. Mettiamo un pavimento antistrucciolo. Ecco qua, mattonella. Allora, queste sono quelle sul muro, non interessa pavimento, quindi sono queste qua. Calcestruzzo industriale, forse questo si potrebbe mettere. Beh, mettiamo questo qua. Ah no, questo piccolino. Ah no no. Quasi quasi mettere questo. Speriamo di non aver fatto guai di qua. Ok. Allora, questo qua va più che bene. Qui ci vuole l'illuminazione dopo, eh. L'interruttore sta là. Allora, io direi di dipingere di bianco. I will paint over flat white the wall here in the garage. Je vais utiliser la peinture blanche ici dans le garage. E mettiamo un po' di pittura bianca, una classica, diciamo così, perché in questo modo noi facciamo una cosa, diciamo, più sobria. Ah, facciamo più semplice, infatti è intonato con un colore rosso soffitto, ora soffitto. Ok. Perfetto.
fatto, voi che dite? Sta venendo un lavoro decente? Chat, do you think that this work is doing I am making a decent work, a decent job? Let me see. Let me read Grande Johnny. Ecco qua. Buono. Ecco qua. Cambiato faccia. Cemento industriale. Questo devo servire qua? No. Ok. Allora, qua dobbiamo posizionare le luci. E qua ci vogliono i neon. I will put a classic neon lamp here in the garage. No, sta qua. Impianti, no, non è questo. Illuminazione. Ah, lampada fluorescente, eccola. Piccola, questa qua. Applic Lux. Allora, questa è da tetto, vediamo un po'. Allora. Ah, no, queste tutte da. No, questa non mi piace. I don't like this one. Applic questo. Bianco. Aspetta però. Mi devo prendere più di uno. I must buy more than one. More than one. If you want to have a quite good light distribution. E infatti quasi quasi ne mettere un'altra là, anche se non serve, però ecco qua, un po' fuori squadra, però dai, è illuminata decentemente. Allora mo qua mettiamo degli scaffali. Scaffale da garage, questo mi sa che metterei qualcuno in più. Allora, ne mettiamo qua. Prima pare che stavano qua, io li metterei. Ma allora, questo quasi quasi, però lo metterei qua. Perfetto. Scaffale da ufficio. No. Tavolo. Vediamo un po'. Un tavolo qui. Nel garage. Per appoggiare un po' di attrezzature. Poi altro ci vorrebbe qua. Io quasi quasi però. Ma no, il lavandino lo metto là, quindi non mi serve. Direi che potrebbe andare. Vediamo qualche attrezzatura qua. Utensili. Gli utensili.
Utenzi, vediamo un po'. No, qui, ecco qua questo. Morsette, che gli veglio qua questo. E quello quando vede gli utensili dice tu questo mi dai qua. Vabbè, un paio di morsetti tornano sempre utili per fare qualsiasi lavoro, quindi almeno questo. Vediamo un po' un martello se me lo fa prendere. Martello. Eccolo qua, martello. Prendiamo questo. Ok. Poi mi pare che c'è anche il trapano. Trapano a mano, eccolo qua. Allora, qua gli metterò un bel poster di House Flipper. I will put a huge poster of the game House Flipper. Je vais mettre un poster du jeu House Flipper. Oui, Johnny, grazie per essere passato in live. Mi auguro di averti rilassato un pochettino. E quando vuoi, a disposition. Hanno apprezzato pure il poster. Qua ci vorrebbe un bel poster tipo questo qua. Ok, almeno non è proprio vuoto vuoto vuoto, ma c'è qualcosa. Ok, passiamo al bagno. Allora, pavimento, eccolo qua. Io metterei, guarda che è questo, fammi vedere, sì, sembrerebbe quello. Scuro dovrebbe essere questo qua, però qua dentro non mi garberebbe. Metterei grigio, piastrella spina di pesce, forse questo che è meno. Spezza un po' l'armonia con la casa. Allora, poi iniziamo a vedere. La doccia la metterei qua. Quindi, impianto doccia. Ecco qua. Allora. Ah, ecco, vedi? Allora, subito dopo la porta non mi piace. Dietro la porta potrei metterci. Che cosa potrei metterci? La doccia la metto qua. Sono. Vediamo di trovare una soluzione. Let's find the solution. Shower, doccia. Questa mi sembra compatta. Questa però. Questa vediamo un po'. Questa è abbastanza compatta. Diciamo che non va bene, non va affatto bene. Fatto proprio male il lavoro. Ah, perché ha tolto tutto l'impianto, caspita. Ma io qua quasi quasi metterei una vasca. Vediamo
Giusto, vasca. Lo spazio per una vasca piccolina ci sta. Ottimo. È vero, sta dietro alla porta, però. Pigliamo una vasca piccolina. Vediamo un po'. Questa dovrebbe essere. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ah, qua. Grazie ancora a tutti voi che mi state tenendo compagnia in questo momento durante la mia live e durante le repliche notturne. Thank you so much to you that you are watching my live streaming and as well my replay. Thank you so much. Prendiamo un lavandino piccolo, 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 là. E più economico, là. Me l'ha tolta, non è possibile. Non è possibile. Armatura bagno, forse è questa. Eccolo qua. La lavello. Tasselli. Questi utilizza i tubi in PVC. Quasi quasi il water lo metterei qua, magari messo in questa posizione qua. Allora, sempre impianto. I will build the water close. Position will be on the side of the wall here. Je vais mettre le WC sur le côté à gauche. Allora, impianto. Eccolo qua. Eccolo qua. E mo ne prendiamo uno compatto. Ma questo è 20, eccolo qua. E qua metterei un sipario, vediamo un po' se mi ricordo dove stanno. Allora, decorazioni, no, non è questa. Decorazioni qua, mi pare qua.
Allora, decorazione, no, vediamo un po' qua. Decorazioni. No, non è questo. Mobilie, vediamo un po'. C'era quel siparì. Vediamo se. No. Utensili non penso, questi nemmeno, finestre no, accessori, vediamo un po' qua se troviamo qualcosa. Ah, porta asciugamani, questo sì, questo ci vuole, giallo. Uno qua. Uno qua. Sta trovando un bel po' di cose interessanti qua. Porta carta igienica, lo mettiamo. Altro ci manca qua, vediamo un po'. Allora qua non ho trovato quello che mi serviva, eppure c'era, ma quando mi serve poi specchio. Beh, intanto completiamo il bagno. Modulo specchio, non è proprio il massimo, però ci sta. Ah, quel separé, dov'è che l'ho visto? Poi quando non mi serve mi salta davanti agli occhi. Allora, questo riguarda tutto il giardino, se non ricordo male, quindi non è questo. Poi accessori, abbiamo visto che era questo. Vediamo un po' hobby. Allora, hobby niente, niente proprio. Materie specializzate, ma qua non c'è. Acciaio c'ero io una volta, utensili no. Vabbè, allora qua lo specchio l'ho messo. Ah, il radiatore, radiatore piccolo, bravo, questo qua, quasi quasi qua però, ma io sto pensando che quasi quasi metterei un radiatore asciugamani qua, da qualche parte. Potrei metterlo, mi sa che a posto di questo me lo metto qua. Allora, vediamo un po' se riusciamo a, lo mettiamo qua. Mettiamo il radiatore per asciugare le mani. Hand washing dryer. Hand washer dryer. Ok, qua mi pare che ci sta tutto. Mettere una mensoletta qua sopra, quasi quasi. Una piccola mensola sulle due. Sulle due porte. Vediamo un po' questo. Una qua, una qua. Mi pare che tutto sommato, forse
Aspetta, un mobiletto stretto qua ci andrebbe. 45 centimetri. Allora, 40. Eccolo qua. 40 centimetri. Fianco al lavandino qua. No. Forse qua può andare bene. C'è un mobiletto dove possono appoggiare le cose. Allora, penso che... Ah, la tendina qua, tenda, giusto. Completiamo. Ecco qua. Allora, prendiamo colori vivaci. Giallo. Ok, io direi che sta stanza, nonostante la porta vintage, potrebbe andare. Allora, adesso andiamo avanti e mettiamo qualche mobile nel corridoio. Now we will go on and trying to going to buy other things and let the house so beautiful. Maintenant, je vais mettre des meubles ici, dans cet endroit-là, en essayant de le faire sembler le plus beau, le plus beau possible. Allora, poi mettiamo scarpiera. No, c'era una con lo specchio. Specchio. N'era una, eccola qua. Oro. Forse no, bianco, bianco. Bianco, bianco. Questo si può mettere anche oro così. Dove lo metto? Dove lo metto? Questo. E qua ci appoggiano gli abiti. Ah. Ok. Però mi sembra ancora spoglia. Diamo qualche foto piccolina eventualmente. No, quadro, quadro. Vediamo un po'. Allora, tramonto, questo è bellino. Allora, questo è bello rosso, bella foto. Mettiamogli la solita lampada da muro. Lampada da parete non può mancare. Ecco qua. Di più che li vedano, che anche hanno a che fare, va bene. Prendiamo qualche altra cosa. Quadro. Diceva l'acquirente che ha scritto prima. Allora, vediamo un po' qualcosa di piccolo. Bosco di betulle. Bianco. Dove lo metto questo? Non c'è spazio. Orologio. Vediamo un po' questo. È troppo grande, no? Dove lo metto questo? Bello, ma troppo grande. Questo qua è stile Batman. Ok. Perfetto. Poi, ah, un tappeto, ovviamente.
Allora, vediamo un po'. Qualcosa di non molto largo. Sto rosso. Questo non mi piace. No, il giallo. C'è giallo, vediamo un po'. Dente di leone. Denti di leone. Vediamo un po' questo quanto è lungo. Ovviamente devo mettere il tappeto di benvenuto, quindi messo storto. Ecco qua. Zerbino. Noi chiamiamo i nostri amici a quattro zampe. Mettiamo questo qua. Ecco qua. Poi ok, allora qua abbiamo completato il bagnetto e adesso passiamo al bagno. Allora qua il bagno ha bisogno di un nuovo look. Vediamo un po'. Ecco qua. Allora, piastrelle da parete, eccole qui. Allora, vediamo un poco come possiamo abbellire questo bagno. Allora, io di qua ho messo un giallino, qua quasi quasi metterei, proverei a vedere con un arancione. Let's check with an orange color here in the bathroom. How it will looks, if it will look better or badder, good or no good. Giallo, ora ne prendo una fila, un paio di file e vediamo come viene, tanto poi. Allora, vediamo un po'. Non mi piace. Non mi piace. I don't like. Not good. I don't like this. Ah, ok, questo. Riprendiamo le stesse. I will put the same of the original bathroom, but they are brand new. Here we are. Eccoci qua. Colgo l'occasione, come sempre, per ringraziare tutti voi che mi state tenendo compagnia in questa live. Grazie mille. I want to say thank you so much to you that you are making me company during this live streaming. Thank you so much. Merci pour ta compagnie dans cette direct. Merci beaucoup. E mo, Napoletana Menz dice, grazie per la compagnia che mi stai facendo durante sta diretta streaming. Grazie. Grazie assai. Ho ancora da rifinire la parte alta là, anzi quasi quasi, me la rifinisco pure, così sono sicuro che non mi dimentico. I will not forget to complete the job on the highest part of this window. J'ai terminé le travail sur la fenêtre pour ne pas l'oublier comme je fais dans une autre direct.
Abbiamo quasi finito, quindi questo alla fine ne ho preso qualcuno in più, ma non serviva. Vabbè, oh, completiamo. Let's complete the work. The job and let we see how it looks. Okay, I think that the job is done. I missed. Okay. Now I'll paint the interior lay of the window. Here. Allora, boh, vediamo. Una vernice bianca. Usually utilize la peinture dalla partie interiore della fenêtre sur le murs ici. Perfetto. Allora, boh, qua dice lavello, doccia, lavatrice e water. Ok, quindi iniziamo dalla doccia. Ciao, Fomiciova, per i complimenti, insomma, me la cavicchio. Cerco di non far sentire nessuno escluso, perché ho la fortuna di avere dei follower nel canale che non parlano la lingua italiana. E quindi, proprio per evitare di farli sentire esclusi, cerco di comunicare attraverso parlando altre lingue. E poi, anche perché una buona parte delle persone che seguono le mie dirette e anche ogni tanto quel canale lo seguono le repliche notturne, per cui cerco di, ecco, faccio questo anche per loro. E oltre al fatto, insomma, che insomma sto cercando di creare un nuovo format che si chiama Soft Gaming, e diciamo così. Dovrebbe essere un gameplay nel quale la persona che guarda la live si sente rilassata, e quindi non è la live con un tono di voce forte, alto, anche perché credo che quando si entra in casa di una persona o nel dispositivo di una persona, parlare con un tono di voce alto non sia proprio il massimo, quindi cerco di mantenere un tono di voce, diciamo, normale, e quindi di non sembrare scortese. Grazie, Fomiciova. Ah, sei russa? La Russia. Grazie, Fernbus. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Allora, torniamo a noi qua. Ci vuole una doccia compatta. Ben ritornato, Fernbus. Come stai? Fomiciova, anche tu come Fernbus stai? 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, carissimo presidentissimo. Eccoci qua, e noi stiamo qua. Fomiciova ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille, benvenuta. Grazie mille, Fomiciova. Allora qua, lavello, ok. Prendiamo un lavello un po' più
decente. Ottimo, caro Fairbus, è un ottimo risultato. Ottimo. Allora, lavabo. Vediamo un po'. Allora, no, lavandino mi pare. Allora. Questo qua perché lo spazio è poco. Questo è lo sportello, lo lascerei proprio così. Vediamo un po'. No, troppo chiaro. Troppo chiaro. Amareno, no, perché sto cercando di seguire la tonalità della trama delle piastrelle Fomichova e quindi è bello complicato. Questo più si avvicina a quel colore. Compatto. E montiamo. Ieri sera ho dovuto fare un po' di cosucce e quindi è per questo che non sono potuto passare in live, nella tua live. Com'è andato il compleanno? Ottimo. Fomichova, da che zona della Russia? Sei, anche se non conosco la Russia, quindi figurati. Se pure mi dici la regione, manco lo so, però. Sono curioso, ecco, perché sei la prima follower del canale russa. E quindi ho onore e piacere tutto mio averti qui. Applica, ecco qua, questo qua. Ah, quindi, ecco perché, insomma, scrive anche benissimo l'italiano, tra l'altro. A volte lo scrive anche molto meglio di alcuni italiani. Qua mi sono dimenticato di farti le presentazioni. Qua c'è l'amico Fernbus08, che è un altro amico streamer molto divertente, e lui è toscano, un toscano doc. Brescia. Centro Russia, ecco. Bella la Toscana. Io per 2 anni ho lavorato nella provincia di Siena. Ma la Toscana è tutta bella, un po' come l'Italia. E sono certo che ci sono altrettanti posti meravigliosi in Russia, solo che non avendo ancora viaggiato e visitato la Russia, diciamo che però ho visto dei bei posti, dei bei paesaggi e sono molto molto attirato dalla cultura russa. Questo qua secondo me va bene, io non la porto qua. No, sarà proprio che. No, non va bene questo.
Questo sì. Purtroppo ci ha bloccati, questo è vero. Sperando che sta situazione possa terminare quanto prima è possibile, perché effettivamente ci ha un po' incastrati, ci ha un po' privato magari di alcune abitudini a cui eravamo abituati e che magari non davamo nemmeno, davamo tutto per scontato, invece adesso apprezziamo anche le più piccole cose. E qui tutto sommato un po' castigato, però ci può stare. Allora, prendiamo un po' di portasciugamani. Allora, quindi prendiamo qualcosa sempre a muro, sì. Allora, io direi di metterne uno qui per la doccia e un altro, mettiamone di un altro colore, verde, il verde è quel lime, e infatti arancione, magenta, beh. Arancione forse si intona meglio. Ecco qua. Poi mettiamo porta carta igienica. Eccolo qua. Già pronto all'uso. In caso di emergenza. È già lì che è bello e brutto. Poi abbiamo. Ah, quasi quasi la lavatrice però. Da mettere nel garage. Ottimo. Crea un piccolo angolo. Faccio una porto una piccola modifica al garage. Ottima idea. Allora, mobiletto da 40 cm. Mettiamo sempre questo. Apri, ok, funziona. È un po' incasinato, eh. Ah, il radiatore portasciugamani mettiamo. Speriamo di ritornare presto a viaggiare. Formi, ti chiamo Formi così magari è un po' più breve se per te non è un problema. Insomma, se non risulto indelicato. È scortese. Voilà. Diciamo che quasi quasi mettere pure la tenda. Questa qui mi sa che non ci va. Vediamo un po'. Tenda larga no, corta. Grigia. No, troppo monocolore, non mi piace. Fiori dedicati. Ok,
Ok. Infatti non ci va. No, allora utilizziamo la tenda standard, quella piccola. Vediamo un po'. Azzurro, 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 il pomeriggio lungo per me. Sta azzurro però mi piace, le onde del mare. Non male, non sono un interior design, ma tutto sommato speriamo che gli acquirenti siano abbastanza soddisfatti. Allora, ora tocca al salone. Allora, il salone qua non so nemmeno se il sole arriva. Allora, grigio non mi piace. Eh sì, io in realtà all'inizio le avevo lasciate perché risultavano vintage. Infatti c'era un altro amico prima che mi ha fatto compagnia in live, Johnny, che della mobilia vecchia mi ha fatto lasciare questo tavolino da caffè. E quindi diciamo l'ho lasciato. Allora, vediamo un po'. Vorrei dipingerlo con un rosa. Allora, pareti rosa. Allora, vediamo un po'. Sono indeciso. Allora, vorrei dipingere le pareti con un rosa piuttosto chiaro e sono indeciso tra nebbia rosa, rosa pastello e rosa pallida. Chat, voi fra queste tre quale mi consigliate? Which one you want to that I will use painting the walls? This one. Number one. Number 2 or number 3? Let me know. Je suis en train de peindre le mur. Je vous demande un aide. Vous préférez que j'utilise cette peinture ici? 1, 2, ou 3, dites-moi. Voilà, à vous. Formi, a te l'onore. La 1, nebbia rosa. 2, rosa pastello. O 3, rosa pallida. La 1, la 2 o la 3? Scusate, ma che dite? Lanciamo un sondaggio, dai. Allora, rosa nebbia, ok, perfetto. Eccolo qua, perfetto. Un rosa ci voleva, sai per quale motivo? Perché in questa stanza non so se il sole arriva quando è alto, quindi diciamo quando è arancione, giallo o arancione. Per esempio, in cucina qui ho messo questo giallo soleggiato perché il sole batte su questa parete qui e quindi qui ho messo un colore giallo. Qua vabbè, l'ho messo perché mi era avanzato il bidone con la vernice per non sprecarla. Ho deciso di
di vincerla. Ok, allora andiamo avanti. Rosa Cipria, brava. Effettivamente, effettivamente, come si dice a Napoli, si sente che sono arrivo, che le mie origini appartengono alla terra di Partenope. In molti mi dicono che non si sente molto. Bella, sta prendendo forma, mi piace. Grazie per il consiglio. Formi, mi sa che questa volta mi fai spaccare. Questa è andata proprio alla grande. E voilà, notre ami Formichova, e la choisi le. La peinture numéro 1, que c'est celle qu'on a utilisée pour peindre les murs ici. Voilà. Merci beaucoup, Formichova. Thank you so much. Non so come si dica in russo, ma fai come se te l'avessi detto. Spasiba, pare che si dice in russo. Grazie. Spasiba, una cosa del genere. Ah, spasibo, ecco. Mi ricordavo vagamente qualcosina. Ecco. Allora, un attimo soltanto. E rieccoci qua, sono sparito. Ok, allora. Allora, il tavolino lo teniamo. Sta lampada però non è proprio. Mi piace. È un po' rovinatuccio. Allora, mo qua dobbiamo vedere un po' il divano. Divano. Oh, questo è caruccio. C'è anche il rosa. Formi, dammi un consiglio. Dici che secondo te il divanetto lo prendo più o meno dello stesso colore delle pareti oppure lo cambiamo e quindi lo prendiamo di un altro colore? Tu che dici? Allora, vediamo un po', vorrei prendere un modello ad angolo perché andrei a sfruttare la parete, quindi io mo direi l'impianto, questo qua lo mettiamo dopo e magari gli cambiamo ubicazione. Allora, quindi vediamo un po' di divanetti ad angolo destro.
estrovertino. Tu dici in questo punto qua puoi mettere il divano, sì, perché poi lì si può mettere il porta TV. Devo cambiare la presa. Metto quella lì classica, perché ora ti faccio vedere quale prese ci sono. Allora, impianti ci sono, sì, sono queste le prese. Allora, queste qui, tipo F, poi ci sono le tipo B e mi pare che solo queste. Sì, quindi tipo F o tipo B la presa. Le prese purtroppo ci sono solo bianche. Ma questa non è rotta, vedi? Perché se fosse stata guasta mi avrebbe dato una E. Comunque, allora cambiamo le tre prese. Ok, quindi 1, 2 e 3. Ah, tranquilla, non ci sono problemi. Allora, è perché chi non conosce sto gioco ti inganna un pochettino, non ti preoccupare. Allora, presa, abbiamo detto. Quindi, queste sono le prese a disposizione. Dimmi tu quale vuoi che metta, così poi la vado a riposizionare anche nell'altro punto. Ah, e io sono un annetto e mezzo che lo gioco, in realtà l'ho finito, però l'ho ricominciato un'altra volta per portarlo qui su Twitch. Allora, dimmi un po', ma presa elettrica tipo B, tipo questa qui, oppure la Battle Goose? Ho questa doppia qua, quindi 1, 2 o 3. La cuccia, queste cose qui già ci sono, dopo poi la utilizzo. Allora, ok, questa qui, oppure questa. Tipo B o tipo F. Ok, allora facciamo così, prendiamo questa che mi sembra più carina esteticamente. Allora, questa una stava qua e un'altra stava da qualche parte qua, e mo mi viene piazza un'altra pure qua dietro. Mi sa che dobbiamo sostituire anche queste qua in cucina dopo e ci arriviamo. Allora, vediamo un po' il divano, che questo mo è il punto cruciale. Sto divano, allora voyons un peu. Il sofà on duasti. Allora, vediamo il modello. Allora, il colore, vediamo un attimo, pare che è scritto prima il colore blu grigio dopo, giusto? Ho capito bene? Blu, questo è grigio top blu. Ok, allora, questo è grigio,
blu, questo è azzurro però. Allora abbiamo combinazione cuscini bianchi, grigio chiaro, grigio, rosa pastello, ma tutto mi sembra fuori di rosa. Ah sì, un po' di sta poi. Beige, azzurro chiaro, caffè. Caffè marrone e questo sembra molto più cuoio, oppure erboso. Allora, tela scelta, i cuscini quindi bianco, tu hai detto un grigio, giusto? Quindi, però se c'è qualche altro colore di questi qua che hai visto, o te li faccio rivedere un'altra volta, molto più lentamente. Ok, grigio chiaro. Ok, perfetto. E io non mi affido all'intuito delle donne e anche boh, ottimo. Allora, poi metterei una credenza, ma prima però metterei una lampada da terra dietro il divanetto. Eccole qua. Questa fa luce calda. Allora, no, questa è bassa però. No, deve essere alta, alta. Là dietro deve essere alta. Lampada terra è meno male che è alta. Vediamo questa. Ok, allora la metto qua. Ecco qua. Fa un po' di atmosfera. TV, porta TV. Allora, la base io gliela lascerei così. Lì abbiamo preso un grigio. Legno grigio. Allora, ti faccio vedere un po' i colori. Questo dice rosa, rovere scuro, che si avvicina molto al colore del tavolino, ora che ci penso. Mettiamolo così. Wenji, Wenghi. Ok, quindi un grigio, legno grigio. Prendiamo questo. Che dici? Che dovrebbe essere. Ora mi giro verso il divano così. Ok, perfetto. Grigio, eccolo qua. Effettivamente, grande. Ottimo, allora. Oh, mettiamo una TV. Vediamo se. Ah, rosa. No, TV per forza. TV. Vediamo televisore. Eccolo qua. Televisore. Mettiamo questo qua. Voilà, tende colorate, tappeto colorato, ok.
Allora, ora ci arriviamo. Allora, mo mettiamo qua mettere una stufa a pelletta d'angolo. Camino, mi pare. Camino. Biocamino, eccolo qua. Mettiamo sempre qualcosa sul grigio. Allora, scuro. No, questo già non mi piace. Allora, piano del tavolo. Color marmo. Allora, color marmo, che dici? Sul piano vorrei mettere questo, poi il metallo invece questo qui dorato. Mo, la base è questa qua, quindi ci abbiamo grigio chiaro, bianco sparisce tutto. Quindi diciamo che bianco io lo scarterei, però allora grigio chiaro, bianco ma sparisce tutto, chiaro sembra granito così, scuro, grigio, forse un camino, grigio scuro, nero, crema carino. Marmo forse un po' troppo monotono, granito nero. Sono indeciso tra crema e grigio scuro, però se hai visto qualche altro colore che ti è piaciuto, dillo così lo prendo. Piano del tavolo ovviamente si può mettere anche della stessa trama, anche se questo mi sembra però scuro scuro. Allora, sono indeciso se prendere il piano scuro oppure nevoso, quindi diciamo marmo. Iniziamo dal piano del tavolo. Quale mi consigli fra questi due? Grigio scuro, quindi che sia pieno, quindi partiamo diciamo grigio scuro oppure nevoso, ok, quindi grigio scuro, perfetto, ok, poi abbiamo il piano, adesso la base, base quindi grigio scuro così. Ok, crema, perché mi pare che vediamo un attimo. Allora, grigio scuro, poi grigio, questo secondo grigio scuro, questo è ancora più scuro, sto grigio scuro, quindi grigio scuro scuro, nero non crema, questo che è nevoso ha detto che non ti piace, quindi granito nero. Allora dimmi un poco, io ti faccio rivedere un'altra volta i colori così poi mi dai una mano. Allora, grigio chiaro è questo qui, bianco chiaro, scuro, grigio, grigio scuro, nero, crema, salto nevoso perché prima hai detto che non ti piace, crema, ok, perfetto. Quasi quasi gli cambierei posto, sta un po' davanti. Diciamo che è accettabile. È tutto sommato bella, dai. Allora,
qua vicino vorrei vedere un po', ci sono dei puff. Vediamo un po'. Eccoli qua. Allora, pensavo di mettere qualcosa di simile. Vedi? Caffè. Caffè marrone o beige, quindi caffè, caffè marrone o beige, quindi lo escludiamo il marrone. Caffè marrone, che mi sembra che potrebbe essere. Dimmi tu. Te li faccio rivedere un'altra volta. Allora, erboso, vabbè. Bianco. Poi grigio chiaro. Caffè. Azzurro chiaro. Caffè marrone, rosa pastello, grigio detto, ah, il marrone detto che non mi piace, quindi grigio scuro o beige, rosa pastello, perfetto. Li mettiamo un paio d'angolo. Li mettiamo così. Uno qua. Vediamo se riusciamo a metterne un altro. Forse potremmo metterlo qua che non dà fastidio. Eh sì. Allora, poi mettiamo qualche fiore sul tavolo. Allora, io direi qualcosa qui, poi vediamo un po', piante, ecco qua, ah, questo è l'esterno, ok, quindi decorazioni, ecco qua, vediamo un po'. Che dici, la metto la foto dei gattini qua. Mi piace particolarmente questa e poi c'è questa qua. Ho questa qui del gatto, il gattone. Gattini o gattone? Gattone, perfetto. E gli dedichiamo una bella parete qua. Mucione, e gli mettiamo pure l'applic. Ah, non è questa. La lampada da muro, che la metto sempre dove metto foto o quadri. Vediamo se lo trovo. Eccolo qua. Rosa pastello. O preferisci che lo metta color oro, perché il rosa pastello si confonde. Allora, rosa pastello, facciamo così. Oppure oro. Dimmi un po'. Perfetto, ok, a questa, e ora, oh, come per magia, c'è anche la luce qua. Vediamo un po'.
Qua dietro, ah, io dietro la porta qua metterei il termosifone, il radiatore. Ho liberato la parete dietro al divanetto e adesso metto il radiatore dietro la porta, così è un angolo in cui diciamo poco quasi niente ci si può mettere. Vediamo un po' se ci riusciamo. L'impianto. No, non ci fa. Vabbè, allora lo mettiamo qua. Ecco qua, lontano dalla TV. Et on va mettre le radiateur ici, dans ce coin-là, parce que on peut pas l'installer derrière la porte. Il n'y a pas assez d'espace. Però sta parete vuota non mi piace. Mettere una cassettiera. Ah no, ma ora che ci penso. Libreria. Eccola qua. Vediamo un po'. Un grigio rosa pastello, ok. Allora. Questo già è grigio, mi sa, eh? Sì, grigio scuro. Che dici? Lo prendiamo così con grigio con i dettagli dorati qua. Perché grigio grigio poi non si nota tanto. Il dorato, così come detto tu prima, riprende anche il colore del camino. Ok, perfetto. Questo, vediamo se ci va. Ecco, almeno è uno spazio utilizzato. Poi io direi di mettere qualche altra cosa. Un po' di cioccolatini. Un po' di dolcezza che non fa mai male. E qua. Allora, giorno di San Valentino. Spargiamo un po' di dolcezza dappertutto. Cioccolato qua vicino si scioglie, quindi lo metterei vicino alla TV. Qua sul divano non me lo fa mettere. Oh, sul puff. Così quando si siede trova il regalo. Ecco qua, lo scherzetto. Crede di aver ricevuto il regalo degli attrezzi, e quando in realtà poi troverà una bella scatola di cioccolatini. Allora, ok, passiamo in cucina. E qua, mo, dobbiamo cambiare un po' tutto. Vero, Fomi? Ora cambiamo le prese. Allora. Ok. Perfetto. Allora, cominciamo. Allora, di là abbiamo preso. Moderno, sì, prendiamo questo. Allora, uno lo mettiamo qua, un altro lo mettiamo qua, mettiamo le prese. Oh, buono! Grazie per avermi tenuto compagnia e soprattutto grazie per l'onore di essere entrata nel canale. Io sono qui quando vuoi, se eventualmente ti perdi qualcosina durante l'arco della tarda serata notte ci sono le repliche di tutto,
tutta l'attività che ho fatto durante questi giorni. Grazie ancora Fomiciova per essere passata qui. Onore e piacere mio di averti conosciuta, di aver chiacchierato con te e soprattutto grazie per i consigli nell'arredare la casa. Alla prossima, buona preparazione di cena, buona cena e buona continuazione. Vediamo un po' però, supporti, no, ok, allora piano cottura, questo com'è? Ok, standard. Allora, no, questo allora, dettagli, ecco qua, dettagli color oro. Questo mi pare che è scuro, sì. Oh, bello. Non è proprio il massimo, però. Allora, poi qua mi serve. No, io direi di metterlo qua così. Mobiletto qua. Questo come si chiama? Emi. Questa. Quasi quasi mettere, no, questo meglio metterlo qua. Ok, un altro mobiletto quasi quasi lo metterei qua. Questa. Perfetto. Poi, come ha detto l'amica Formiciova, mettiamo cambiamo le porte. Prendiamo questo. Lo vedo un po' troppo grande. No, troppo grande. Tavolo per sala da pranzo. Questo. Questo mi sa che va più che bene, infatti. Ecco qua.
Questo come si chiama? L'Amox. Vediamo le sedie. Ok, ci sono anche le sedie. Prendiamo queste qua. Uno, due, tre, quattro e cinque, perfetto. Allora, poi la K aspirazione, mi pare si chiama aspirazione. Trama, ah, questo è il metallo, colore oro, un po' pacchiano però. Ah. Ok, allora, ma qua mi resta da metà, devo mettere un orologio qua. Eccolo qua, mettiamo qua il radiatore. Eccolo qua. Sospensione la mettiamo là. Perfetto, qua l'ho messo. Bella comunque sta stanza, grazie a Formigiova è stato fatto veramente un grande lavoro. Ora dopo qua mi tocca cambiare, anzi, mi tocca cambiare tutte le porte. E poi devo venire a completare sta stanza. Allora, le porte. Vediamo un po'. Porta interna. Ecco qua, questa è stretta, no? Porte da bagno. Supporto così, cornice, ecco. Questo è giallo, mettiamo un rosa, se c'è noce chiaro, ok. Allora, ah no, ma questi sono trasparenti, no, non vanno bene. Eccole qua. Allora, questo qua. We are completing the house. Ah, ne manca un'altra qua. Anzi, qua però lascerei un ambiente aperto, no? Ecco qua adesso. E cambiamo anche questa. Mogano, mogano, vediamo un po'. Porta interna, porta no, questa esterna.
Porta, porta, porta. E dobbiamo mettere l'assist all'ingresso di là. Mogano. Amareno. Olmo. Marrone, Nir. Troppo questo. Supporto così. Bella questa. Allora, questa 1 deve andare qua. Questo com'è che va? Così. Una va qua. La so cambiata colore. Ah no, questa già c'è. Caspita. L'avevo già selezionata. Fammi vedere se sta ancora in memoria qua. Ah, ok, ho capito qual è sta porta. Allora, dovrebbe essere... Dove sta? Sì, allora è quella lì. Allora, questa qua mo facciamo così. Questa ora, questa, Palermo. Ok, questa. Andiamo. No, questa qua. No, diversa, non va bene. Prendiamo questa. Perfetto. E abbiamo completato quasi. Ok. Ora ci resta la stanza qua. Questa la facciamo un bel azzurro. Azzurro cielo, ecco qua. Non male, ci stiamo impiegando un paio di giorni, ma tutto sommato sta andando abbastanza bene il lavoro. I'm working since a couple of days, but the work looks great. It is going greatly. J'ai travaillé pour 2 jours dans le jeu, mais ça ne vaut la peine. J'ai fait un assez beau travail. Alors quoi? À poste aussi. Alors, questa non va bene qua. Qua metterei il letto, lo mettere qua. Allora, si chiama, com'era? Ah, lavanda, eccolo qua. Perfetto, non è proprio il massimo. Allora, puoi mettere un armadio qua. Vediamo qua.
La console la mettiamo qua. Specchio si chiama. Eccolo qua. Allora, questo muove, mi pare. No, non è questo. È leggermente più scuro. Poi mettiamo puff. Mettiamo questi qua. Oh, rosa pastello. Può risultare un po' stonante, però. Poi mettiamo luce da terra. Mettiamo questa qua. Allora una la mettiamo qua dietro. Perfetto, ma qua mettiamo TV a sospensione. Questo. Questo lo mettiamo qua. Poi c'era. No, qua vorrei mettere tramonto. Eccolo qua. Illuminazione. Spostarlo Allora io direi che tutto sommato qua ha un comodino prima di andare fuori. Un comodino è questo qua, invece rosa pastello. Forse sta troppo in mezzo ai piedi. No, ma altrimenti diciamo così il puff lo togliamo e vediamo questo rosa. Sono i gambi. Ok, dove lo metto? Bella domanda. Metto qua a fianco. Non va bene. Ok, direi di andare ad ultimare le nostre solite modifiche all'esterno. Allora, andiamo qua. Allora, era decorazione, ecco qua. Ah, questo qua. La nostra insegna. Ah, dobbiamo mettere giustamente anche l'illuminazione.
mettiamo un'altra. Altri due qua. Poi qua. Ah, il campanello, giusto. Eccolo qua, good vibes. Direi di mettere all'asta la casa e vedere un po' cosa riusciamo a fare. Allora, accettiamo l'offerta. Beh, tutto sommato è andato abbastanza bene. Bene, la nostra live termina qui. Se siete interessati ad acquistare il gioco scontato, questo o altri giochi scontati, nel link, nella descrizione del video troverete alcuni link, tra cui appunto un link per acquistare giochi e software, giochi per multi categorie, per PC e per console, a prezzi scontati fino al 70%. Poi trovate anche i link per seguire i miei canali social. Colgo l'occasione, come sempre, per ringraziare tutti coloro che seguono il canale, coloro che si iscrivono al canale quando sono in replica, quando mi fanno compagnia durante le mie live e quando soprattutto tengo voi compagnia durante le repliche. Voglio ringraziare Fomiciova per l'iscrizione al canale, per la bella chiacchierata e il consiglio su come poter mettere a nuovo la casa. Ringrazio Fernbus 08 per essere passato in live a salutarmi. Ringrazio voi che sostenete il canale con i bit, con le donazioni e con le sub. E a proposito di sub, se avete un account Amazon Prime è possibile sostenere il canale in maniera gratuita collegandolo ad Amazon Prime Gaming qui su Twitch, quindi mi darete una mano a crescere come canale. E colgo l'occasione, come sempre, per ringraziare tutti coloro che guardano le live e non sono registrati su Twitch. E mi farebbe enormemente piacere se, qualora il mio format, il soft gaming, fosse di vostro gradimento,
valutare eventualmente un'iscrizione a Twitch che è gratuita e poi seguire il canale, e anche questo permetterebbe al canale di crescere. Adesso passiamo alla parte di lingua inglese. Ah, ovviamente dimenticavo il nostro appuntamento con House Flipper per giovedì prossimo. La replica del gioco è disponibile su YouTube sabato alle ore 12 e anche su YouTube. Nella descrizione del video troverete i link che vi ho elencato prima, ovvero il link per acquistare giochi multipiattaforma e software a prezzi scontati fino al 70% e i link per seguire i miei canali social. Detto questo, adesso now in English. Thank you so much for following my live streaming. Thank you for the company you made. I'm very honored. I hope I've done the same with you, to you, and you will feel relaxed during my live streaming. And you are watching this new kind of entertainment invented by me. It's called soft gaming. So if you are interested to buy House Flipper and other games with a low price up to less 70%, you will find a few links in description in this video, and you will find as well my social media channels. And if you are interested, please let me grow up as the channel following them. I want to say thank you so much to people that watch my live streaming and replay in an anonymous way. So it mean who is not people that do not have a Twitch account. And if you are enjoying my live streaming, please register a new account here on Twitch and leave a follow to my channel. I will be very happy and very proud of this. I want to say thank you so much to you that you are watching this replay. I want to say thank you so much who is supporting this channel using bits, the cheers and the sub. And if you have an Amazon Prime account, you can use it here on Twitch using Amazon Prime Gaming, and you will support for free this channel with 0 euros, 40, so it's for free. Now in French language and then in Neapolitan language. Ah, I was forgetting that you will watch this video on YouTube on Saturday at 12 p.m. Thank you so much. Now in French language. And our rendezvous is for next week on Thursday. Thank you. Notre rendez-vous du jeudi avec Os Flipper pour aujourd'hui est terminé. Notre rendez-vous c'est pour la semaine pour jeudi prochain, toujours à la même heure. Si vous êtes intéressé à acheter Os Flipper ou autre jeu à prix réduit jusqu'à 70%, les jeux et aussi les programme pour la PC ou autre plateforme, jeu pour autre plateforme, vous allez trouver dans la description du vidéo, vous allez trouver des liens. Un de ces liens, c'est le lien pour acheter les jeux à prix réduit
Et puis, vous allez retrouver aussi les liens pour suivre mes canaux sociaux médias. Vous pouvez regarder cette vidéo sur YouTube, ma chaîne YouTube, le samedi à 12h avant de manger. Et maintenant, je vais. Ah, j'ai oublié de dire merci à vous qui avez suivi mes vidéos. Et vous ne êtes pas enregistré ici sur Twitch. Ça me ferait beaucoup plaisir si vous enregistrez. C'est tout à fait gratuit. Et vous suivez le canal. Ça me ferait beaucoup, 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 beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et maintenant, je vais remercier en langue napolitaine. Allora, voglio. Pour que sta live oggi è fornuto, sta diretta. L'appuntamento è per la settimana prossima, giovedì, a solito orario. Se vi è piaciuto questo yoga o questo flipper, voi potete accattare questo yoga oppure di yoga a prezzi scontati fino a 70%. Sparagnate una cosa lì sord. Non solo per il computer, ma pure per PlayStation, Xbox, per tutti i tipi di piattaforme digitali. Potete accattare pure qualche programma pure per computer. Trovate tutte cose dalla descrizione del video. Trovate un link potete accattare yoga e tutte queste cose scontate fino a 70%. E trovate i link per i canali social media. Mi facesse piacere se voi magari seguisse pure su YouTube, Facebook, Instagram, oltre al canale Twitch Tab Logistica 1. Poi che faccio? Sì, non state registrati, insomma, registrate un po' a Twitch che è gratissimo, non pagate niente, facete crescere quello canale, lasciando un nuovo follow o seguite il canale. Poi se volete sostenere il canale, poi voglio ringraziare, mi stai ascoltando, chi là che danno una mano il canale a crescere, chi bit, chi donazione, chi con l'abbonamento, che poi l'abbonamento parliamoci chiaramente, si tenete Amazon Prime e lo facete con Amazon Prime Gaming, voi potete praticamente facete un abbonamento o canale che a voi non vi costa niente, quindi è gratis, sembra date una mano pure a crescere, si fa piacere ovviamente, insomma mi dà una mano. Poi sto ascoltando qualche altra cosa, poi ringrazio ovviamente a voi che guardate, che mi facete compagnia durante la diretta, a voi che guardate, state guardando questo video in replica, e voglio mi muovi e vi lascio. E quindi l'appuntamento è per giovedì prossimo, per giovedì prossimo. E niente, voglio. Grazie a tutto quanto. Thank you so much everyone. Merci beaucoup a tous. E state voi buoni, voglio. Ciao ciao.